come nell'Italia del 1980 un giovanotto cresciuto a Bergamo debba prendere non ricordo neanche quanti treni per andare a Vittoria, provincia di Ragusa. Sarebbe stata la morte civile. Io devo ringraziare la NATO, nel senso che a Vittoria dovevo lavorare in una casa di riposo per anziani. Devo dire che non ho lasciato alcuna traccia, nel senso che non sono stato capace di fare assolutamente nulla per il bene di queste persone, che pure erano molto gentili. La NATO però, nel momento in cui io sono a Vittoria, decide di costruire a 6 km dalla città di Vittoria la più grande base nucleare missilistica del Mediterraneo. Forse il nome di Comiso vi racconta ancora qualcosa. Comiso è a 6 km da Vittoria. E diciamo che questa vicenda cambiò un po' il mio destino, nel senso che immediatamente io chiesi un distacco come obiettore di coscienza per andare a lavorare non nella casa di riposo ma nelle prime forme di organizzazione sociale della resistenza a questo piano di militarizzazione, e da lì nacque un'altra storia, perché Comiso è un simbolo formidabile, perché Comiso è l'inizio della tragedia che stiamo vivendo oggi. Comiso era la prima volta in cui le strategie della NATO non si limitavano a un tema di prevenzione o addirittura di attrezzatura al conflitto est-ovest, cioè non più l'asse, diciamo, della guerra fredda degli anni 50 e 60, ma Comiso e i missili a Comiso per la prima volta lasciavano intuire che la frontiera più calda del mondo o dell'Europa si sarebbe spostata dalla cortina di ferro invece al Mediterraneo. Questa fu la grande intuizione che tutti capimmo quando dal piano della NATO venne fuori questa idea del tutto sorprendente di fare la più grande base missilistica nucleare, nucleare proprio a Comiso anziché a Pordenone. E allora lì iniziarono attività sociali, culturali, campi di resistenza, occupazione delle terre nelle quali sarebbe stata costruita la base, grandi manifestazioni di massa. Io ricordo le campagne siciliane riempite di bandiere di ogni colore. Per la prima volta c'erano bandiere arcobaleno, erano veramente i primi tentativi di introduzione anche di un linguaggio culturale, politico diverso da quello classico delle bandiere rosse, del Sol dell'Avvenire. Cioè c'erano già gli elementi di un nuovo movimento, giovane, internazionale, cosmopolita, e questo piccolo luogo, Comiso, dimenticato dal mondo, praticamente irraggiungibile, divenne per alcuni anni capitale mondiale del movimento per la pace europeo. E quindi in quegli anni io ricordo azioni, manifestazioni, in quegli anni io incontrai gli americani. Io avevo un'idea del tutto convenzionale dell'America e degli Stati Uniti. Quando incontrai alcune personalità americane che venivano a Comiso, incominciai a interrogarmi su cosa fossero gli Stati Uniti. Quando scoprì che una di queste persone che avevo conosciuto era stato il principale assistente di Martin Luther King, morto, come sapete, nel 68, ed anzi era stato colui che aveva introdotto King al tema della non violenza gandhiana, beh, incominciai a coltivare delle relazioni con amici americani che prima assolutamente non avevo. E così quell'anno, anzi quei due anni di servizio civile volarono, e mi appassionai tanto al tema, per cui quei due anni divennero sostanzialmente sei anni, quasi sette, e quindi quella Sicilia fu la Sicilia del movimento contro la guerra, della lotta alla mafia. Erano gli anni dei grandi attentati, non ancora Falcone e Borsellino, ma tutti i giudici Terranova, eccetera, erano già stati fatti fuori prima. E fu per me una coltellata in mezzo alle scapole la morte di Pio La Torre, l'uccisione di Pio La Torre, segretario del Partito Comunista Regionale, ma soprattutto grande animatore della lotta contro i missili di Comiso. E ci fu poi un altro omicidio che ci toccò, che mi toccò ancora più da vicino, ed è l'omicidio di Giuseppe Fava.
giornalista catanese, drammaturgo, personaggio che denunziava il grande potere, diciamo, della corruzione che pervadeva tutto il sistema politico siciliano. Fava aveva creato un piccolo laboratorio chiamato I Siciliani, una bella rivista in cui lavorava suo figlio, del tutto mio coetaneo, Claudio Fava, Michele Gambino, altre persone, insomma qualcuno ha fatto carriere giornalistiche importanti. E l'omicidio di Fava mi fece capire che forse quello non era più il mio posto, che forse Bergamo e Milano potevano ancora darmi qualcosa di più, e quindi tristemente, onestamente, nel 1986 decisi di lasciare la Sicilia, dove peraltro ero stato appena nominato professore straordinario all'Università di Catania. Me ne tornai a Milano e lì cominciò la tua storia. Ecco, però rimango su questa, perché dai tuoi racconti mi hai sempre detto che, a proposito di linguaggi simbolici o di figure che sono una spia di qualche cosa che poi succederà, lì incontri un monaco buddista. E nell'Italia degli anni Ottanta i monaci buddisti sono quelli che si incontrano quando si va a fare il viaggio della vita nel Tibet o da qualche altra parte, ma non sono ancora nel paesaggio, come può essere addirittura nel Reggiano, sapete, sull'Appennino c'è addirittura un... qualcosa ha letto i libri, no, i libri, ma questo, no, la no, storia no. Di una riuscita è sì, anche perché così ti alzo la palla sul fatto che poi veniamo a parlare di quello che ti interessa, no, di più ho detto di Covid, di quegli anni arriva l'umanità, e una volta arriva un signore con un tamburo, che non si capiva, vestito di bianco, un cappellino, don don don, si piazza lì e comincia a fare don don, non dice niente a nessuno, non è in grado di dire nulla, non si capisce nulla, sta con questo tamburo, don don, da mattina, sera, non si ferma mai, alla fine facciamo qualcosa, cioè, dobbiamo capire, alla fine ricorriamo a una traduzione improbabile, qualcuno, non so, sapere il Giappone, non lo so, fatto sta che capiamo che quel signore Morishita. Morishita è un monaco buddista che aveva saputo di Comiso, e aveva saputo, evidentemente il 6 agosto è l'anniversario della strage, mi permetto di definirla così, di Hiroshima e Nagasaki, quindi ogni giapponese ha il 6 agosto un momento importante di riflessione, di concentrazione, lui era venuto per celebrare a Comiso il 6 agosto, don don don, e che capiamo che lui sta vivendo questa spiritualità. Passa il 6, 7, l'8, il 9, diceva questo se ne va, dice no, non se ne va. Morishita ci comunica che ha deciso di vivere a Comiso, e io non ho mai visto un giapponese buddista, mai, cioè, non mi era mai capitato, avevo visto altre cose strane, ma un giapponese buddista mai. Il problema è che Morishita chiamò anche i suoi amici, e quindi c'è una cosa esilarante che ancora ricordiamo, cioè che una volta noi abitavamo in un palazzo, arrivano gli amici di Morishita e si mettono sotto con i tamburelli, fa don 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 don, noi non sentivamo, e a un certo punto ci chiamano dei vicini e dicono scusate, sono degli amici vostri, perché chiunque fosse strano era ritenuto amico nostro, che stanno facendo un casino, questo don don don, e dico ma sono gli amici di Morishita, scendo, apro loro e gli dico ma perché non avete bussato al campanello? La risposta: perché tu ci stavi aspettando. Bella lezione, cioè noi nella razionalità occidentale uno arriva, suona il campanello, io non perdo tempo. Nell'atteggiamento orientale, centrato non sul tempo ma sulla persona, se tu stai aspettando uno non ti metti a fare altre cose, ti metti ad aspettarlo, perché questo è il tuo gesto di accoglienza di quel momento. Prima terrificante lezione, ora insegno mediazione culturale, ma diciamo nel 1980-81 ebbe una serie di vicende terribili dal punto di vista dello shock e dell'impatto culturale. Se permetti ne racconto un'altra, questa di qualche anno dopo. A questo punto mi ero già trasferito a Catania facendo sempre lo stesso lavoro, ma vivendo a Catania,
E un giorno, di fronte all'università dove cominciavo a lavorare, mi si presentano 60 senegalesi. Io non avevo mai visto una concentrazione di africani così ampia, e gli chiedo cosa volessero da me, e mi dicono: siamo stati espulsi. E ho detto: mi spiace tanto, cosa volete? Dice: ma tu non sei uno della chiesa, non sei un pastore. No, non sono un pastore. Dice: ma cosa facciamo? Noi non sappiamo dove dormire. E io ho fatto quello che chiunque avrebbe fatto, sono andato dal mio pastore, quello vero, e ho detto: pastore, qua ci sono 60 senegalesi che non sanno dove dormire. E il pastore mi dice: portiamoli in chiesa. Arrivano in chiesa, si piazzano in chiesa, la chiesa dà loro da mangiare, cose ovvie che accadono anche nelle parrocchie cattoliche oggi, eccetera. E dopo è che se i 60 senegalesi sono stati lì mesi, e abbiamo sistemato loro un locale dove potessero, diciamo, vivere, i letti, fatto le cose ovvie, quando a un certo punto arriva una domanda, che oggi è una domanda banale, ma credetemi, nel 1983 a me fece tremare i polsi. Loro stavano in una chiesa e mi chiesero, non nei locali del santuario, ma nello stabile di una chiesa, possiamo pregare? Io ricordo questa domanda come una freccia che mi arriva addosso. Dei musulmani che pregano in una chiesa cristiana, ma si può, notate anche l'ingenuità della domanda, ma si può? E cominciai a discutere con il mio pastore, il quale mi spiegò che sì, si può, e quindi dovevamo organizzarci, attrezzare per rendere questo luogo di preghiera un luogo consono, e quindi i famosi tappeti, facendo arrivare i Corani, eccetera. Ecco, diciamo che in quegli anni per me furono le prime prove di interculturalità e di interreligiosità, laddove davvero era una dimensione per me del tutto ignota e perfino imprevedibile. Ecco, vedi, volevo arrivare proprio qui, perché prima ancora di parlare un po' delle tue tante direzioni, io ti vedo molto come un operatore dell'informazione e di un'informazione spesso all'avanguardia rispetto all'area che tira. Io colgo l'occasione per ricordare un tuo libro, tra i diversi che hai scritto, perché io lo trovo ancora oggi il libro che, al di là del successo, di quanto ha venduto, insomma, è stato il primo che da parte di un operatore di questo genere ha presentato una novità che ora è ovvia, cioè il fatto che l'Italia stesse diventando, in quei primi anni 90, in quella fine degli anni 80, un paese multireligioso. Tu hai avuto il coraggio di mettere assieme tante storie in un libro che si chiama Il Mosaico della Fede. Il Mosaico della Fede è stato per tanti l'occasione per dire: ah, allora di queste cose è possibile non soltanto raccontare oralmente o vivere sperimentando i primi problemi, i tormenti, le questioni e così via, ma è possibile anche cominciare a fare una riflessione su qualche cosa non locale, non temporanea, ma che stava diventando una esperienza strutturale. Io credo che quel libro lì sia stato, dimmi se sbaglio, in Italia il primo che questo l'ha dichiarato con molta chiarezza e con molta franchezza. Quanto è stato importante per te questo libro, che poi è già un traguardo naturalmente per te? È stato divertente, perché questo libro nasce come un viaggio. Cioè, sostanzialmente nasce con l'idea di prendere un treno ed andare a visitare un monastero buddista in provincia di Pisa. Esperienza, entrare in un monastero buddista. Sei lì in mezzo alle campagne toscane, a un certo punto d'incanto si apre una scena con le pagode, con i monaci vestiti in zafferano di altri colori, gente che medita, silenzio assoluto, tu sei fuori posto perché hai degli abiti, diciamo, del tutto eccentrici rispetto a quelli che vedi attorno. C'è questa atmosfera di silenzio religioso, ci sono quelli che fanno
i mandala, cioè delle cose che ti proiettano in un mondo che tu non conosci. E io ho provato a capire che cosa stava accadendo in quel mondo, e mi è successa una cosa un po' francescana, cioè che nel tentativo di capire mi sono anche un po' innamorato di quel mondo, problema, che poi ho ripreso il mio treno e sono andato a vedere per esempio le chiese ortodosse russe di Firenze, e anche lì mi sono immerso in un mondo totalmente lontano, distante da quello nel quale ero cresciuto. Io ho visto questa grande tradizione liturgica del mondo orientale, del mondo bizantino, e anche lì mi sono innamorato di questi linguaggi. E poi ho cominciato a frequentare le prime moschee. Ancora non c'era la grande moschea di Roma, non c'era, poi ho visto la prima pietra della grande moschea di Roma, e ho cominciato a vedere questi credenti musulmani che cominciavano ad aprire i primi garage, li trasformavano in luoghi di preghiera, con una semplicità e anche con un coraggio molto sorprendente, e di nuovo scoprivo un'intensità profonda, e così via, e scava, ho scoperto un mondo che ancora negli anni 80 non era raccontato, neanche negli anni 90, e allora questo viaggio è diventato un libro. Quindi sostanzialmente per me è stata una grande esperienza di viaggio, un viaggio in parte fisico, in parte un viaggio mentale, metaforico, perché ho dovuto leggere i testi sacri, ho dovuto conoscere quelle persone, anzi, prima di leggere i testi ho conosciuto le persone, ed è stata l'esperienza più avvincente. Cioè prima di conoscere i musulmani, l'Islam, ho conosciuto i musulmani, prima di capire qualcosa dell'ortodossia ho conosciuto gli ortodossi. E in questo ho cominciato a capire una cosa che, quando ero giovane valdese che usciva di classe perché non si capiva perché, non sapevo, cioè che mentre prima io ritenevo la mia condizione di minoranza, appartenenze a una minoranza, l'eccezionalità, cioè una disgrazia che mi capita di essere membro di una minoranza, e invece con questo viaggio io scoprivo che le minoranze erano tante, che c'era un nuovo pezzo d'Italia che spiritualmente si rimetteva in cammino, incominciavo a conoscere anche dei convertiti, incominciavo a conoscere delle persone che perfino nella Chiesa Cattolica vivevano la loro fede con una libertà di coscienza e una libertà anche interpretativa che prima non conoscevano, e qui è nata una grande passione per il diverso, per l'altro, per le minoranze, forse non dovremmo neanche più chiamarle minoranze, che poi è diventato un po' il basso continuo di tutta la mia attività negli anni successivi. In quel libro racconti anche la vicenda straordinaria di una donna, che è Maria Vingiani, che in Italia negli anni 50, ancora prima, inventa un movimento tutto dedito a dialogare con questi altri. Ricordiamo un momento, Maria, che c'è ancora, anche perché parlare del segretariato attività ecumeniche del SAE oggi vuol dire parlare di un'esperienza che è estremamente pionieristica, ancora relativamente conosciuta, ma che in Europa non esiste, un movimento di laici dediti a dialogare con chiunque senza dare patenti, e con quello spirito che tu dicevi prima, che mi colpisce e che è importante sottolineare, ancora più per il Corano e il musulmano, cioè mettere in primo luogo la persona e poi il dogma o il libro sacro. E questa cosa di Maria Vingiani è di nuovo un colpo basso, perché è una di quelle cose che giovane mi ha aperto orizzonti inimmaginabili. Chi è Maria Vingiani? È una anziana signora di una energia eccezionale, con una passione che soltanto le signore napoletane riescono ad esprimere, lei veramente napoletana verace, la quale si trova a fare la sovrintendente delle belle arti a Venezia negli anni 50, patriarca Angelo Roncalli, patriarca di Venezia. Allora, questa signora, che era cattolica per carità, però già un po' introdotta, aveva fatto una tesi di laurea sulle minoranze protestanti a Venezia, dicendo che aveva soltanto un libro di riferimento,
e poi soprattutto c'era il divieto per i cattolici di entrare nelle chiese protestanti, quindi doveva fare una tesi su un tema per il quale non aveva accesso alle fonti, per così dire. Insomma, quindi una donna che già ragionava quando aveva ancora 20 anni, che già si poneva delle domande importanti. Fatto sta che sovrintendente alle belle arti a Venezia, quindi in un luogo di rilevanza per le belle arti, arriva Pierangelo Roncalli, e io ho trovato delle foto incredibili e sono delle impalcature che oggi la 626 boccerebbe nel modo più vigoroso, sulle quali non la signorina Vigiani, che era filiforme all'epoca, ma Monsignor Roncalli, che filiforme non era neanche, si arrampicava per andare a vedere mosaici, cose incredibili, davvero un'epoca fantastica. Nasce una sincera e ricca amicizia intellettuale tra questi due personaggi, e quindi Roncalli, che non ha fatto il prete di campagna che si vuole raccontare, era un raffinatissimo diplomatico che aveva conosciuto la cultura francese e quindi la laicità, che aveva conosciuto il mondo ortodosso, che era stato in Turchia e aveva conosciuto l'Islam, quindi una persona di grande finezza intellettuale, e succede che Roncalli diventa parte per Roma perché c'è il conclave. La signorina Vigiani ha una sorta di presentimento, così dice, quando vede il vaporetto, lei l'accompagna Roncalli al vaporetto, quando lo vede andare via col vaporetto si chiede: chissà se lo rivedrò. Voi sapete come è finito il conclave. La signora Vigiani dice: ma io devo in qualche modo riagganciarmi a questa cosa, vediamo che cosa si può fare. L'occasione viene data quando improvvisamente, senza nessun margine di preavviso, viene annunciato il concilio, famoso discorso alla luna, e in quel momento portate una carezza, la carezza del Papa, ce lo ricordiamo tutti, e lì, come dire, la signorina Vigiani capisce che non ha più niente da fare a Venezia. Lascia Venezia, lascia un posto di grande prestigio, va a Roma a gestire una sorta di rete ecumenica che accompagna il Concilio Vaticano II. In quel momento lei fa un'operazione storica, che i libri di storia prima o poi li porteranno, cioè lei, appassionata dell'ebraismo, cerca di costruire un canale perché il Papa incontri un intellettuale ebreo che ha perso la famiglia durante la Shoah, che gli vuole dire, questo intellettuale ebreo: santità, se quello che è successo è perché voi siete stati zitti e anzi avete insegnato il disprezzo nei confronti degli ebrei. Mission impossible, una donna laica, non suora, che pretende di prendere un professore francese e portarlo dal Papa, è una roba che, insomma, lei ci riesce con trucchi sagacemente femminili, aggirando tutte le trappole che le varie segreterie private, pubbliche, curie, le riesce con, insistito, sagacia femminile, napoletano-veneziana, c'è pure un po' di Goldoni, un po' di commedia goldoniana, e questa vicenda riesce a portare sto vecchietto dal Papa. Il Papa resta toccato dalla testimonianza del professor Jules Isaac, non so se ho detto il nome, comunque lo devo dire, e secondo la versione della storia che ci piace raccontare, quel famoso documento Nostra Aetate, che la Segreteria di Stato e la Curia Vaticana fece di tutto per affossare almeno in due occasioni e non far arrivare mai la discussione del Concilio, quel documento Nostra Aetate, che invece il Papa volle e che Paolo VI volle recuperare dal dimenticatoio, nasce in quel momento in cui la signorina Vigiani riesce a portare Jules Isaac all'udienza di Papa Giovanni XXIII. Ecco, aver incontrato a 25 anni una persona così che ti racconta queste cose, beh, è classicamente quell'esperienza di vita che poi ti segna e difficilmente tu deroghi.
diciamo, dall'impegno che ti sei assunto, perché se hai saputo una cosa così importante devi farti il dovere di raccontarla, e quindi ti ringrazio per avermi dato l'opportunità di condividerla anche questa sera. Ecco, prima dicevo operatore dell'informazione, e io vorrei citare almeno due esperienze, ma sono tante quelle che ti hanno visto protagonista, perché ho l'impressione che queste due tu le abbia non fatte nascere ma plasmate, e siano molto legate alla tua sensibilità, alla tua storia, due esperienze con le quali ancora collabori, ma ora non sei più il direttore né del mensile Confronti né della rubrica quindicinale per appassionati che vanno a dormire molto tardi la domenica mattina, oppure si alzano molto presto il lunedì mattina, ma oggi c'è anche la possibilità di rivedere in streaming Protestantesimo, che peraltro sono spazi preziosi, perché qualcosa io vorrei dirlo sul fatto che questo pluralismo religioso di cui stiamo parlando in realtà non ha degli spazi per esprimersi, ne ha molti pochi. E allora il coraggio che ha avuto la tua chiesa, le vostre chiese, a investire per far sì che questo pluralismo invece venga raccontato, venga esibito, diventi